La dieta per diabetici è una dieta non complessa e neanche restrittiva, anzi è una dieta che è molto simile a quella della popolazione generale. In particolare nella dieta del paziente diabetico ci deve essere di tutto un po'. È fondamentale quindi che i pasti siano completi e bilanciati, per cui il pasto deve prevedere una porzione di carboidrati complessi, preferibilmente integrali, quindi per esempio una porzione di pasta, riso, pane, patate, in più una buona porzione di verdura, un secondo piatto e un frutto di piccole dimensioni a fine pasto. Carboidrati sì, carboidrati no. Carboidrati assolutamente sì, ma facciamo una distinzione. Troviamo i carboidrati complessi, quindi appunto gli amidacei, pasta, riso, pane, che devono essere assolutamente presenti nelle giuste quantità. Dall'altra parte abbiamo i carboidrati semplici, che sono i cosiddetti zuccheri, che il paziente diabetico deve limitare il più possibile. Quindi non deve eliminarli, ma deve cercare di non assumerne in quantità abbondanti. Quindi è importante che, per esempio, la frutta ci sia, ma senza esagerare, come per esempio succhi, spremute, bevande, bibite gassate, in questo caso devono essere limitate il più possibile. Per quanto riguarda invece la porzione di verdura, appunto, deve essere sempre presente e abbondante, perché la verdura contiene fibra e la fibra rallenta a livello intestinale l'assorbimento degli zuccheri e quindi si dice che abbassa l'indice glicemico del pasto. Cosa vuol dire? Che avremo un picco glicemico postprandiale più basso se abbiamo quindi una buona porzione di verdura. Quello a cui dobbiamo stare più attenti sicuramente sono i grassi da condimento, che ci devono essere, ma in una porzione limitata. È importante quindi assumere sempre anche una porzione di proteine, quindi prevedere nel pasto sempre un secondo piatto che può essere di origine animale, quindi ad esempio carne, pesce, affettati, formaggi, uova, oppure di origine vegetale, quindi principalmente i legumi. Possiamo ricordare anche che il piatto unico con pasta e legume è un piatto assolutamente ottimo dal punto di vista nutrizionale, perché è povero di grassi ma ha assolutamente tutte le proteine di cui il nostro organismo ha bisogno. Queste sono le linee guida che vanno bene per la popolazione diabetica, ma è importante affidarsi a un nutrizionista dedicato, esperto in diabete, proprio per individualizzare e personalizzare la terapia medica nutrizionale e per riuscire ad ottenere degli obiettivi ottimali per raggiungere un buon compenso glicometabolico.